Però mi fa piacere perché, insomma, credo che sia anche una sfida, un territorio completamente diverso, esperienze completamente diverse, una regione bellissima che va, e questo credo sia molto scontato quello che vi sto dicendo, l'avrete sentito mille volte, ma io ci credo veramente, va molto valorizzata. Vengono valorizzate regioni d'Italia che ormai hanno un brand che da secoli, se vogliamo, tra un po' vedremo di nuovo una fiction televisiva che riguarda la Toscana, e la Toscana ormai, credo che l'abbiano capito anche i toscani, è ferma su quel brand, no? Cioè gode di bellezze immense. Secondo me la Calabria le deve tutte ancora scoprire e mettere in campo, e quindi no, un gran lavoro da fare. Perché avete molte risorse, avete un mare meraviglioso, delle coste meravigliose, e quindi in fondo penso che sia una sfida che vale la pena vincere, perché quella sfida porta anche a uno sviluppo e a un benessere che questa terra merita. E quindi, insomma, per quello che ci riguarda, noi non siamo un'agenzia turistica, quindi non possiamo fare questo, non possiamo darvi una mano su questo. Però possiamo dare una mano a questa terra nel creare un clima di legalità e di sicurezza. Le due cose sono l'una dipendente dall'altra e danno la cifra anche di una vivibilità di una terra che è il fondamento della crescita e del benessere e dello sviluppo. Ce la metteremo tutta, ce l'hanno messa tutta i nostri colleghi, chi ci ha preceduto, quindi non faremo cose innovative, perché noi siamo qui a cercare di portare avanti un lavoro che è già stato fatto e che l'evoluzione purtroppo dei tempi determina la necessità, no, di aggiornarlo continuamente. Viviamo a una velocità che nemmeno qualche anno fa, ma noi quando sono entrata in carriera io risale alla notte dei tempi, ma loro che sono giovani funzionari, abbiamo dovuto, come dire, prendere atto che le cose sono molto cambiate, che quindi viaggiamo ad una velocità che nemmeno immaginavamo. Io ricordo quando si facevano le circolari elettorali con con il foglio di carta carbone, quindi potete immaginare, dico, come, no? E in questo devo dire che però la nostra amministrazione ci ha forgiato per essere sempre al passo dei tempi. Qualcuno ci riesce di più, qualcuno ci riesce di meno, ma vi assicuro che la sfida non è solo nei confronti del territorio, dei cittadini, ma anche con noi stessi. Avete avuto ottimi funzionari, ottimi prefetti. Io mi auguro di tenere almeno la linea del gradimento e dell'efficienza e dell'efficacia del lavoro svolto dagli altri. La sensazione è stata quella di essere stata mandata in un posto nel quale io non pensavo che il Ministero mi ritenesse all'altezza, perché ho fatto un'esperienza completamente diversa, sono vissuta in città del centro Italia, ho iniziato la carriera in una città del nord dove eravamo agli albori della nascita del movimento della Lega, ero a Piacenza, e poi ho svolto tutta la mia attività nel centro Italia, finendola da vice prefetto vicario di Firenze, quindi con esigenze e problematiche completamente diverse. Per cui lì per lì mi sono fatta quasi un esame di coscienza, ho detto, ma però poi ho avuto davanti a me le esperienze e le sensazioni che mi hanno comunicato dei colleghi più grandi di me, dei prefetti che hanno lavorato in Calabria, e lì ho capito che ricordo con quanto amore loro appunto ricordassero il lavoro svolto in Calabria e quello che è rimasto di questa terra. E quindi ho come recuperato delle sensazioni e una consapevolezza che lì per lì mi aveva lasciato un po' stordita, però una consapevolezza in cui ho di nuovo, diciamo, raschiato il barile e ho detto, bene, proviamoci. E quindi insomma sono qua. Ecco, questo è quello che volevo partecipargli, insomma, del motivo e della
mia presenza, di quello che cercherò di fare questa prefettura. Una prefettura che peraltro credo, come le altre prefetture della Calabria, che siano un po' in trincea, insomma, in prima linea. Diversamente dalle altre parti d'Italia, le prefetture del sud sono il punto vero di riferimento dei cittadini. Ci sono posti in Italia dove le prefetture sono un'istituzione, ma il tessuto sociale va avanti per conto suo. Qui non è così, quindi è così, per fortuna, è un onore per noi che non sia così, e quindi noi ce l'hanno messa tutta e ce la metteremo tutta per continuare ad essere un punto di riferimento.